Federico Viviani, possiamo considerare questa una sconfitta che non fa troppo male? Beh, quando si perde va sempre male, però perdere così secondo me invece fa ancora più male perché dopo che ha dominato tutta la partita, che in secondo tempo loro anche in 11 contro 10 non hanno mai superato la metà campo, perdere una partita così è bruttissimo, però questo è il calcio, purtroppo succede. Noi dalla nostra parte abbiamo il fatto che abbiamo giocato come sappiamo, abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare. Purtroppo è andata male, ma mancano ancora tante partite, quindi già da sabato, già pensiamo a sabato per andare con lo spirito giusto in campo a Modena. Fosse finita 0-0, avreste pareggiato la partita sotto di nuovo, meritando di vincere. È questo un grande Latina? Sicuramente stiamo facendo bene, abbiamo dimostrato anche sabato di meritare la posizione che abbiamo e tutti i punti che abbiamo fatto. L'abbiamo dimostrato, però questo non ci deve far rilassare perché, come ho detto prima, il campionato ancora è lungo, mancano ancora tante partite. Dobbiamo solo lavorare, continuare a lavorare come abbiamo fatto fino adesso, impegnarci sempre dal primo all'ultimo minuto e sabato, secondo me, anche se avessimo pareggiato 0-0, non sarebbe andata come sarebbe dovuto andare. Quindi dobbiamo solo pensare a Modena e dobbiamo lavorare a testa bassa e pensare subito a riscattarci la prossima partita. Hai un aggettivo per Mister Breda, la prima impressione che ti ha fatto? Beh, io da quando sono arrivato mi è stata data molta fiducia sia dal mister che dalla dirigenza, quindi fa sempre molto piacere quando arrivi in una situazione nuova dove praticamente è già stato tutto formato perché il gruppo erano già 6 mesi che lavorava insieme, che stavano tutti insieme, ma comunque mi sono trovato benissimo fin dall'inizio. Devo ringraziare tantissimo anche i miei compagni che mi hanno fatto subito inserire e mi hanno accolto molto bene in questa nuova situazione che comunque venivo da 6 mesi abbastanza difficile a Pescara e non era facile, però comunque ringrazierò sempre sia i miei compagni che il mister per avermi accolto nel migliore dei modi. Però adesso devo solo pensare a lavorare e a fare bene dentro al campo. Guardando i centrocampisti di Serie A, Viviani non pensa, com'è che non c'è posto per me, che sono uno dei centrocampisti di maggiore qualità in questa Serie B e in Serie A latita la qualità? Beh, io non, onestamente non ci penso, penso solo a fare bene, a giocare bene con Latina e a fare bene dentro al campo quando il mister mi chiama in causa. Poi le decisioni e le valutazioni spettano ad altri, non spettano di sicuro a me. Io, come ho detto, penso solo a lavorare per cercare di crescere e di migliorare ogni giorno sul campo allenandomi al 100% e cercando di dare il 100% comunque anche durante le partite. Federico, ti stai ritagliando il ruolo di sacrificato di turno di partita in partita, non so se ti sta bene. Beh, no, il mister fa le sue scelte, non dirò mai niente su questo, non c'è assolutamente nessun problema perché le scelte le fa per il bene della squadra, quindi a me sta benissimo, io cerco di dare il tutto per tutto come faccio sempre durante gli allenamenti e durante le partite, poi è normale, un giocatore quando viene sostituito non è mai bello, non è mai così contento, però comunque non ci sarà mai nessun problema perché so che il mister fa le scelte per il bene della squadra e se magari avessimo vinto sarei stato il primo ad essere stato contento nonostante fossi uscito sullo 0-0 e come del resto abbiamo perso sono il primo ad essere dispiaciuto. Modena è in un grande momento, sta facendo benissimo in questo girone di ritorno. Chi è il giocatore che ammiri di più di questa squadra? Beh, io l'anno scorso ho avuto la fortuna di giocare con Babacar, che abbiamo giocato insieme a Padova e siamo anche molto amici, ci sentiamo spesso, è un grandissimo giocatore, è un ragazzo eccezionale, e sta facendo molto molto bene e sicuramente sarà uno dei giocatori più importanti da controllare sabato, però comunque tutta la squadra, loro stanno facendo bene, vengono da un momento positivo, ma non dobbiamo dimenticarci che anche noi stiamo facendo benissimo e questo è stato solo un piccolo incidente di percorso perché, come abbiamo dimostrato, stiamo bene, stiamo facendo bene e quindi questo non deve scalfire le nostre certezze. Federico, sei reduce dall'esperienza con il raduno in nazionale, cosa ti resta di questa esperienza e soprattutto se stai facendo un pensiero al mondiale?
Bene, è un'esperienza bellissima. Quando vai in nazionale, come già detto, è sempre, sempre qualcosa di speciale, qualcosa di particolare indossare quella maglia. Nonostante non è che abbiamo fatto amichevoli, non abbiamo giocato, anche solo a fare uno stage così è sempre un'emozione particolare. Io penso di vivere alla giornata, penso a vivere partita dopo partita, poi dopo quello che sarà, sarà. Io adesso penso solo a Latina, a fare bene a Latina. Ok, due domande.